Robert Orion Sanicou è il parroco di Saint-Jean-Baptiste, una delle ultime chiese cattoliche a Molenbeek, il quartiere di Bruxelles con la più alta percentuale di popolazione islamica in tutta Europa. Ci spiega che è stato nominato parroco nel 2013 in tempo per vedere cambiare questo quartiere. Père Orion spiega che gli attentati di 3 anni fa hanno dato forza all'idea che posti come Molenbeek siano luoghi dove le persone si radicalizzano, ma la parrocchia di Saint-Jean-Baptiste dimostra il contrario. Basta uscire in una giornata come oggi per vedere il mercato circondare le mura della chiesa che tiene le sue porte sempre rigorosamente aperte. Le persone comprano tappeti da preghiera o menta per il tè e le campane si alternano al canto del muezzin. Il mercato arriva davanti alla porta dove nel 2016 venne catturato Salah alla mente degli attentati, condannato a 20 anni di prigione. Le petits problèmes, il y en a toujours, hein. Il y a quelques personnes. I problemi ci sono sempre, spiega Père Orion, c'è chi ci insulta, c'è chi vorrebbe sostituire questa chiesa con una moschea, ma sono eccezioni. A vostro avviso, l'Europa d'aujourd'hui ha ancora dei racine chrétienne o pas? Gli domandiamo infine se l'Europa secondo lui ha ancora radici cristiane e ci risponde che Saint-Jean è esattamente una comunità europea dove confluiscono seconde generazioni di asiatici, africani e americani. Per Orion, questa è oggi l'Europa cristiana. L'Europa garde ses racines chrétiennes.